lasciare mai quando cadi, quando vai giù. È quello che io vorrei fare. Quest'anno io avevo deciso di non fare Domenica In, cioè io ero convinta di non fare Domenica In. La verità è che poi la tentazione è troppo, io non so dire di no. Il mio tallone d'Achille, a me Domenica In mi ha dato tutto, per cui non so dire di no, però sinceramente lo dico con grande tranquillità, avete visto anche nello spot che ho voluto fare, visto che ogni tanto qualcuno mi dice ma vai in pensione, beh insomma intanto è bello che anche le donne che arrivano a una certa età con la maturità ancora abbiano il proprio lavoro, no? Viviamo in un paese dove purtroppo il lavoro è sempre meno per tutti, per cui se anche delle persone adulte che hanno esperienza, che possono portare la loro professionalità, perché no? Però io credo che sia giusto a un certo punto mollare. Io sono convinta, mai come questa volta, che questo sarà il mio ultimo anno di Domenica e non credo che tornerò indietro, perché non credo che finirò questo lavoro, ma magari farò qualcos'altro, non lo so. Però Domenica In è molto impegnativa. Domenica In, io lavoro tutti i giorni a Domenica In, lavoro per 10 mesi. Io credo che poi, andando avanti, appunto, essendo maturi, credo che bisogna dedicare più tempo alle persone che amo, in questo caso mio marito. Ci sono dei periodi dove mio marito va a Santo Domingo da solo e inevitabilmente penso che stare 2 o 3 mesi a questa età e perdersi la voglia, la condivisione della quotidianità, il tornare a casa e magari lui non c'è, ecco, mi è venuta voglia di stare vicino a mio marito, ai miei figli, ai miei nipoti, perché la vita a volte ti porta davanti a delle cose incredibili improvvisamente, e allora io credo che sia giusto godermi finché posso l'amore che ho per mio marito, anche se in questi giorni ho letto, mi dicono che ci stiamo separando, questo non lo sapevo, non so, 1,80, 1,72 madonnamo, però lo dicono, per cui continuo a ricevere telefonate di persone, ma non mi dire, leggiamo su Facebook che ti stai separando, che tu stai in lacrime, ecco, lui è arrivato adesso, è atterrato adesso a Ciampino da Milano, e dopo vado a casa, che gli devo fare le polpette che gli piacciono tanto, e dopo vado alle prove di Domenica, e ecco.